Da parte mia, un unico fin d'ora che cercherò di operare nel ruolo di minoranza con pieno rispetto delle competenze dei ruoli, non come pura opposizione, ma fin dove mi sarà possibile di proposizione per collaborare alla crescita e allo sviluppo che avviene nel nostro paese. Di nuovo, auguri buon lavoro a tutti. Grazie. Altri interventi? Procediamo. Ordine del giorno numero 3, comunicazioni del sindaco sulla nomina dei componenti della giunta comunale. Allora, con decreto numero 39 del 21/05/2011, protocollo 1249, abbiamo decretato assessore comunale nella persona di Franzoni Francesca con delega a famiglia e servizi. Sempre con lo stesso decreto, però numero 38/1247 del protocollo, Bassi Roberto Bortolo, governo del territorio alla delega. Decreto numero 37, che doveva essere il primo che dovevo leggere, con nomina di assessore vice sindaco a Zella Valerio e con delega ai lavori pubblici e al patrimonio. Faccio un'ulteriore comunicazione nel quale comunico che il capogruppo del gruppo di maggioranza è Lisonni Roberto e insieme diamo la delega alla cultura e promozione del territorio, questa è la nuova segretaria. E promozione del territorio. Mentre invece un'altra delega a Marco Botticchio, sport, innovazione e politiche giovanili. Ecco, dunque, ripeto, la squadra di governo nella giunta è composta da Zella Valerio, vice sindaco, Bassi Roberto Bortolo, assessore, e Franzoni Francesca, assessore. Io farei anche un bel applauso a me. Sì, ecco, ovviamente ciò che non è stato espressamente delegato sono in capo al sindaco. Sono comunicazioni. Vi sono osservazioni? Ok, ordine del giorno. Visto che ha detto la comunicazione del capogruppo della maggioranza, chiedevo se ci sono delle indicazioni da parte dei due gruppi di minoranza, così abbiamo. Per noi è Simone Giorgio. Allora, quindi per il gruppo Alleanza per Consiglianza. Presentazione al Consiglio Comunale delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Allora, non è nient'altro che il programma di governo amministrativo 2011-2016 presentato in sede di presentazione delle liste elettorali in cui abbiamo riassunto ciò che ci siamo promessi di realizzare ad Ossimo, o tenteremo di realizzare ad Ossimo. Allora, sono diversi punti, cercherò di fare una sintesi. Democrazia, efficienza e trasparenza. Riunioni pubbliche periodiche con la gente di Ossimo per un continuo confronto e monitoraggio dell'attività amministrativa per ascoltare tutte le opinioni e i punti di vista. Pubblicazione di un foglio informativo per far arrivare in tutte le case le notizie utili su servizi, progetti, problematiche e attività del Comune. Riaperture degli strumenti di consultazione democratica, tipo referendum, e creazione di forme semplificate di partecipazione per dare voce anche al singolo cittadino. Pubblicazione su internet di tutti gli atti amministrativi, delibere, determine, ordinanze, permessi di costruire, così che il cittadino possa costantemente controllare l'operato dell'amministrazione comunale. Istituzione della raccolta pubblica dei beni e dei redditi degli eletti, consultabile da qualunque cittadino anche per via telematica.
Trasmissione del Consiglio Comunale direttamente online, visibile sul sito del Comune, che non ha nulla da nascondere, contiene trasparenza. Sportello servizi online per poter richiedere da casa certificati, documenti, bandi ed ottenere informazioni direttamente dagli uffici comunali, dagli assessori e dal sindaco. Governo del territorio. Garanzie di informazione e partecipazione effettiva alla formazione del PGT con regole chiare, semplici e valide per tutti, dal singolo cittadino alle associazioni del territorio. Applicazione nel PGT dei criteri di perequazione, compensazione e incentivazione al fine di ridurre al massimo le disparità tra i proprietari dei terreni fabbricabili e gli altri, che potranno comunque avere una volumetria da vendere in caso di bisogno. Favorire con un bonus volumetrico gli interventi edilizi a basso impatto ambientale, il risparmio energetico, le fonti rinnovabili energetiche e il recupero dell'acqua anche negli edifici esistenti. Privilegiare il recupero del grande patrimonio edilizio esistente, ovviamente nel centro storico, rispetto al consumo di nuovo territorio, aiutando in ogni modo le iniziative in questa direzione con strumenti di flessibilità, incentivazione e sostegno. Favorire l'insediamento ad Ossimo delle giovani coppie tramite anche l'edilizia convenzionata, ripensare l'edificazione in zona agricola in senso più rispettoso e compatibile, sostenendo il recupero e la trasformazione dell'esistente da parte dei privati residenti. Soldi pubblici. Contenimento delle tariffe dei servizi e l'applicazione corretta ed equa a tutti senza favoritismi. Cessioni di aree comunali solo se assolutamente indispensabile e dopo aver incrementato il valore. Valutazione obiettiva delle opere pubbliche, privilegiando quelle necessarie e quelle che possono ricevere la maggiore quota di contributo esterno. Gestione limpida e onesta e trasparente degli appalti, privilegiando sempre la partecipazione alle gare delle imprese e delle ditte di Ossimo o comunque dell'altipiano. Collaborazione con i privati per la realizzazione delle opere pubbliche, ricerca attenta e continua di contributi per ogni opera del Comune, maggiore coinvolgimento anche dei volontari per la manutenzione del patrimonio esistente, realizzazione di opere che possano dare anche un ritorno economico al Comune, ma integrate nell'ambiente come impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili. Lavoro e iniziativa privata. Massima attenzione alle attività commerciali, esercizi pubblici, imprese e professionalità del territorio nell'affidamento di incarichi, acquisti di beni e servizi. Collaborazione a tutti i livelli con i singoli cittadini, imprese e associazioni anche per la realizzazione di opere pubbliche, gestione di strutture comunali e servizi alla persona. Recupero progressivo del centro storico, manutenzione e riparazione delle strade di montagna e dei parchi pubblici, favorendo ovunque l'intervento del privato quando questo possa generare vantaggio alla collettività. Severa e rigorosa attività di controllo sullo sviluppo dei programmi e delle attività concordate con i privati, trasparenza totale di atti, concorsi, procedure e pagamenti. Supporto a chi volesse aprire nuove attività lavorative nel nostro comune, in particolar modo se ad opera di giovani. Natura, ambiente, sport e tempo libero. Salvaguardia della natura e del territorio di Ossimo, patrimonio di tutti i cittadini, valorizzando anche quello che esso può fornire dal punto di vista agricolo e boschivo. Recupero delle vecchie strade comunali ormai per una buona parte abbandonate, cancellate e inghiottite dalla sterfaglia. Recupero del nostro patrimonio rurale ed artigiano in collaborazione anche con le associazioni del territorio. Più attenzione per la pulizia del paese, nuovi cestini per i rifiuti, revisione del sistema di raccolta differenziata, realizzazione di piazzole ecologiche diffuse e facili da raggiungere anche per le persone anziane, con recupero dei numerosi posti parcheggio occupati dai cassonetti. Realizzazione di un'area ecologica dove conferire ramagli e scarti vegetali derivanti da orti e giardini, nonché un'area per gli inerti derivanti dai piccoli lavori edilizi per la raccolta di ferro e degli elettrodomestici. Dare nuova linfa al movimento sportivo di Ossimo tramite il supporto delle associazioni presenti sul territorio e che si prodigano da anni in tal senso. Vedere lo sport come momento collettivo e di svago per l'interesse, realizzando manifestazioni come fu il tanto apprezzato e ancora ricordato Palio. Gestione oculata degli impianti sportivi anche a mezzo di convenzioni con private e associazioni che consentano di avere il massimo della fruibilità delle strutture e le necessarie garanzie di manutenzione e conservazione delle stesse. Sociale e associazionismo.
realizzazione di iniziative per il coinvolgimento dei giovani e dei ragazzi nella vita politica e amministrativa, con sistemi e modalità di consultazione e partecipazione, progetto giovani, per valorizzarne il grande patrimonio e innovazioni che possiedono. Mantenimento e, se possibile, miglioramento degli attuali ambulatori e servizi infermieristici. Creazione con l'aiuto di persone competenti in materia di un laboratorio per le persone diversamente abili, atto a migliorare e favorire la loro integrazione nel paese. Supporto e sostegno agli anziani, partendo dalla solida e ottima base degli attuali centri anziani. Realizzazione di una casa dell'associazione, dove le numerose ed importanti realtà che animano il nostro paese possono avere sedi, attrezzature e spazi adeguati per continuare e progredire con le loro meritorie attività, turismo, risorse del territorio, riscoperta, promozione e valorizzazione delle numerose bellezze naturalistiche, artistiche ed archeologiche che Ossimo ha la fortuna di avere sul proprio territorio, il parco archeologico, il museo etnografico, il parco naturale del Cerreto, tutte realtà importanti e che possono contribuire a creare turismo ed economia. Ripresa del processo di promozione turistica iniziato nei 9 anni della nostra amministrazione, riallacciando i rapporti con gli altri comuni per il progetto di valorizzazione dell'Altipiano del Sole, utilizzo delle possibilità e delle sinergie possibili con gli enti sovracomunali, con gli organismi di promozione turistica ed economica, con l'incubatore d'impresa, Assocomune, eccetera. Studiare forme alternative di turismo integrate nell'ambiente, caratteristiche con la montagna, promozione del nostro paese attraverso tutte le forme possibili, con il gemellaggio con altri comuni, la promozione sui mezzi di comunicazione su internet, basso costo ed alta efficienza di informazione. Termino, istruzione e cultura. Maggiore attenzione e interesse dell'amministrazione nei confronti delle scuole elementari e materne che svolgono da sempre un eccezionale lavoro con i nostri bambini, ben più articolati ed importanti di quanto sembri dall'esterno. Un consiglio comunale dei bambini, per esempio, consentirebbe di venire a conoscenza di punti di vista completamente nuovi e condizionati su come loro vedono il loro paese e cosa vorrebbero di nuovo e di bello. Adeguamento della biblioteca civica comunale, che pure in questi anni è stata prodotta di tante iniziative, e dotare la stessa di postazioni internet e postazioni multimediali con connessione wifi gratuita per l'utente. Questo in sintesi è il nostro programma, che comunque era stato depositato con la presentazione delle liste. Vi sono osservazioni in merito? Devo fare i complimenti al sindaco per la sua lezione, come è doveroso. Io semplicemente, se magari poi la discussione posso dare del tu, se ha un sindaco. Ci siamo sempre dati del tu. Devo dire che c'è un programma amministrativo che il sindaco ci ha illustrato, mi pare non sia niente una cosa niente. Però vorrei fare lo stesso come precisazione, perché quando parla di pubblicare su internet gli amministrativi, credo che continuerà a pubblicare, perché su internet già tutti gli altri amministrativi sono